Eccoci qua, giorno numero 5, un giorno verde, un giorno che tutti possono fare. Buongiorno e benvenuti, in attesa che vi colleghiate, vi auguro buona giornata, anche questa mattina andiamo a salutare il sole con un po' di ginnastica. In realtà la ginnastica di oggi è una ginnastica che molti di voi troveranno piacevole, troveranno fattibile e soprattutto ne gioverà tutto quanto il corpo. Alla fine vi sentirete diverse. Allora, salutatemi nei commenti, lasciatemi il buongiorno, fatemi vedere chi ci è collegato, vi chiedo di lasciare like, di condividere anche il video sulla vostra bacheca e poi possiamo iniziare a fare un po' di ginnastica. Buongiorno Sabrina, questa mattina fai con noi attività, sono molto 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 felice. Ginnastica posturale, che cos'è? È una ginnastica atta a riequilibrare i nostri muscoli tra di loro. Buongiorno Patrizia, ci sei, grande, grande, grande. Patrizia, vediamo chi parteciperà a più giornate, sapete bene la nostra 21 giorni, siamo al giorno 5, Patrizia diciamo che è una di quelle che ha partecipato in diretta a più allenamenti. Buongiorno anche Carla, vediamo chi c'è collegato, i fedelissimi meritano. Allora, la ginnastica di oggi è il riequilibrio posturale, quindi ci sono, ciao Elettra, benvenuta, buongiorno Rosita. La ginnastica di oggi è una ginnastica molto 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 interessante, perché oltre a ridare articolarità, appunto, a dare libertà articolare alle nostre articolazioni, permette di tonificare quei muscoli che fanno parte poi della camminata, della deambulazione, ci permettono di rimanere in equilibrio, ci permettono di fare tutte le cose tutti i giorni. Buongiorno anche ad Alberta. Allora, iniziamo. Allora, se ce l'avete, prendetevi un bastone, lo stesso bastone che abbiamo usato ieri, vi ricordate? Quello della scopa. Quindi andate a togliere la parte finale, la setolata, e vi rimane il bastone. Lo mettiamo di qua. Allora, iniziamo la quadrupedia. Questa mattina abbiamo un ospite. Allora, inspiro, espiro, 20 volte, iniziamo a mobilizzare la colonna, tutto il tratto cervicale, avvicinate le scapole dietro, le allontanate e avvicinate e allontanate, avvicinate e allontanate. Al contempo muovo anche il bacino, vado in antero e retroversione. 4, 3, 2, 1, mani in avanti, andiamo a fare questo esercizio, andiamo comunque a controllare. Andiamo giù, 7 secondi. Torno a salire. Mi metto lateralmente così mi vedete bene. Vedete bene soprattutto la parte della colonna. Iniziamo a fare una serie di circonduzioni delle spalle.
Attenzione a non alzarle e non avvicinare le orecchie alle spalle. Inspiro, butto fuori. Inspiro, butto fuori. Se avete male alle ginocchia, potete stare sedute normalmente. Guardate, avvicino i gomiti, li allontano. Quando li allontano avvicino le scapole dietro, salgo, 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 porto dietro le orecchie, scendo, scendo. Se volete, potete utilizzare il bastone. Ok, qua andiamo a portare avanti e dietro, vedete, avanti e dietro le scapole, avanti e dietro, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, stop. Allora, iniziamo adesso, dopo aver scaldato la parte superiore e parte della colonna, a fare un tipo di respirazione particolare, che non è la respirazione di Wim Hof, ma è la respirazione diaframmatica, quella della quale ho parlato nel video di martedì, se vi ricordate, quando abbiamo parlato di diaframma. Andremo a cercare la respirazione del diaframma, andremo a cercare di, usiamo un termine un po' improprio, che è quello di andare a sbloccare il diaframma, però tenteremo di fare un lavoro sulla respirazione, ok? Ricordatevi che il diaframma, un diaframma molto molto più libero, vi permetterà, a parte tutte le funzioni vitali che avvengano molto più velocemente e con più efficacia, vi permetterà di sentirvi più ossigenate durante la giornata. Partiamo. Allora, mi si vede a terra? Sì. Partiamo. Allora, una mano. Ci mettiamo in questa posizione. Mettiamo in questa posizione, sdraiati, una mano appoggiata sulla zona del diaframma, che è all'altezza appena appena sotto le coste, si sviluppa tutto qua, ok? E una mano sul torace. Ora iniziamo a cercare di inspirare con il torace. Quindi si deve alzare il torace, si deve abbassare la zona del diaframma, quella vicino allo stomaco, ok? Facciamo 10 respiri.
Ok, adesso facciamo l'esatto opposto, quindi proviamo a spingere 10 volte a riempire la pancia mantenendo il torace fermo, quindi cercando di riempire la parte bassa dei polmoni e di allargare il diaframma. Ok, stop, e rilassiamo un attimo, allunghiamo le braccia dietro, portiamo le braccia avanti e poi dietro di nuovo, cercando di non staccare la schiena dalla da terra. Piano, bello della chiavetta, eh? Smettila, basta. Ora ritorniamo sul diaframma a fare questo lavoro, mani sul diaframma, inspiro cercando di gonfiare, dovete proprio gonfiare la pancia come se diventasse un palloncino e poi accompagno verso il basso, di nuovo. Allora mettiamo le mani dietro la colonna, cercando di colmare quello che si chiama la lordosi lombare, ok? Quindi qualcuno ce l'avrà, ci avrà diciamo più spazio qua dietro la colonna, qualcun altro invece sarà molto più attaccato. Ecco, con le mani andiamo a metterle in questa maniera, le incrociamo in modo da colmare questo spazio. E quando andiamo a espirare, andiamo a schiacciare la nostra colonna contro le nostre dita. Proviamo. Andiamo. Via. Espiro, inspiro. Espiro, schiaccio sotto. Ok, stop. Andiamo a riportare le gambe piegate, sempre con le mani dietro la zona lombare. Prendiamo e andiamo ad allenare un muscolo molto importante per la postura, si chiama l'iliopsoas. Guardate come andiamo a stimolarlo. Solleviamo una gamba, solleviamo l'altra e poi torna giù. Cerchiamo di non perdere l'aderenza col terreno e con la colonna, ok? Ancora 4, dai.
Ok, stop. Mettiamo le mani sulle creste iliache, che sono le due ossa, dove andiamo generalmente a toccare, spingiamo in alto il bacino, scendiamo, accompagniamo con le mani senza spingere. Uno, molto lento e controllato. Sfioriamo terra. Due. Sfioriamo terra. Tre. Sfioriamo terra. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Stringete bene i glutei, 9, stringeteli bene. E 10, stop, rimani in questa posizione per 10 secondi. Le mani in appoggio. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok. Riposa giù. Riprendiamo il lavoro che abbiamo fatto ora sull'ilo psoas in questa maniera. Allunghiamo le braccia dietro. Da questa posizione la gamba la vado a sollevare, allungo, scende in avanti lentamente e poi torna qua. Mi raccomando, se sentite che si stacca la schiena, andate con le mani dietro a colmare la distanza, ok? 2, 5, 6. E 10. Stop. Andiamo con l'altra gamba. Mi raccomando, le braccia attaccate a terra. Andiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, stop. Facciamo l'ultimo per l'ileo. Proviamo tutte e due insieme. Chi non riesce lo fa una per volta. Mettete pure le mani qua dietro se non riuscite a mantenerle attaccate. Se non riuscite a mantenere attaccata la schiena. 2, 3. Chi vuole può tendere le gambe, ok? Io le mantengo piegate, cercando di far vedere l'esercizio che può andare bene per tutti, ma chi vuole può farlo in questa maniera qua. Ok? Arriva fino a dove sente che si stacca la schiena e poi riprende. Ancora 5. Due.
1. Ok, sto da qua, allungo le gambe, vado a girarmi sul fianco. Ci siamo? Vengo a leggere un po' di commenti, purtroppo da lontano non leggo nulla. Allora, buongiorno anche a Laura, vedo che vi state connettendo piano piano, buongiorno a tutti quelli che si stanno connettendo. Allora, adesso andiamo a fare invece un'attività per la parte posteriore del corpo, quindi andiamo a rinforzare la parte posteriore. Chi riesce, chi ce l'ha, prende il manico della scopa che vi ho fatto vedere prima e lo utilizziamo. Chi non vuole, chi non ce l'ha, non importa, eh? Allora, andiamo a fare il primo esercizio. Iniziamo da questa posizione. Sollevo una gamba e l'altra. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, 19 e stop. Ok, da questa posizione ora prendiamo il nostro bastoncino, solleviamolo in alto e rimaniamo qua. 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allora, devo organizzarmi, eh. Da qua portiamolo dietro e lo portiamo avanti, forza, lentamente controllando il movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e stop. Ok, rilasso, mi metto in quadrupedia. Continuiamo. Ora facciamo un esercizio di riequilibrio. Mi raccomando, le spalle sono sopra le mani, eh? Pronti? Andiamo. E 10, rimaniamo 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, stop. Andiamo dall'altra parte. Andiamo, lenti, eh. 1, incrocia. 2, incrocia. 3, incrocia. 4, 6, 10, stop, rimango lì.
Siamo quasi, eh? Questa mattina ci sentiremo molto molto più arpionati al terreno quando torniamo in piedi, eh? Allora, ancora due esercizi abbiamo. Il primo va sulle fasce laterali. Allora, non voglio fare la versione troppo hard, faccio una versione che va bene per tutti noi. Ok? Mi metto sul lato, gambe piegate, sono in appoggio. Da questa posizione vado a sollevarmi. Pronti? Vai. 1, sfioro terra. 2, sfioro, non tocco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Stop. Gamba tesa, braccio teso, 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, saliamo in alto, rimaniamo lì, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok, andiamo dalla parte opposta, facciamo la stessa cosa, ok? Quindi da qua andiamo a sollevarci. Allora, chi vuole può salire con il braccio. Quindi seguo il movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allungo il braccio, allungo la gamba su un'unica linea. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, ok, stop. Ora facciamo un esercizio molto interessante. Allora, chi non riesce a farlo si aiuta con le mani, chiaramente. Ok? Partiamo. Allora, siamo nella posizione sollevata. Vado a scendere lateralmente. Mi sollevo. E scendo dall'altra parte. E mi sollevo. Su. Su. Su, se non ce la fai puoi aiutarti con le mani, non c'è problema, ok? L'obiettivo è quello di riuscire a venire in piedi da sola, scusate, a venire sulle ginocchia da sola. Ancora 5, 4, forza, 3, 2, forza, 1 e stop. Ok, allora, tosto questo qua, eh? Allora, l'ultimo esercizio sarà un plank, ok? Che cos'è il plank? È un esercizio di rinforzo per la zona del core, quindi il core, parlo tutto del six pack più la parte posteriore, e per glutei e gambe. Come vado a farlo? Depressione scapolare, gomiti in appoggio, rimaniamo in posizione della tavola, ok? Questa posizione. Allungo le gambe dietro. Ok, via, stringo i glutei. Glutei stretti, eh? La schiena, mi raccomando, non la dovete perdere né in giù né in su. Ok, qua. Ci facciamo
facciamo 30 secondi, chi non ce la fa si ferma prima, chi ce la fa invece va avanti qualche secondo in più. Dai, chi riesce 10 secondi ancora. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok. Allora, finiamo l'ultimo esercizio, si chiama Child Squat, ovvero lo squat del bambino. L'obiettivo di oggi è quello di rimanere un minuto in questa posizione. Chi riesce, cioè chi riesce anche con le braccia a evitare di perdere il busto, chi riesce a rimanere diritto durante lo squat, può utilizzare tranquillamente il bastone. Ok? Gambe alla pari. Metto il laterale così mi vedete. Siamo un minuto, eh? Stiamo qualche secondo qui. Se non hai male alle articolazioni, vuol dire che sono in uno stato eccezionale. Andiamo, vertebra per vertebra, allora, vi spiego un attimino, vi voglio spiegare un paio di cose prima di... Ok, ciao Federica.
Io stamattina alle 6 ho fatto la lezione di ieri sulla parte superiore. Spero di riprendere l'uso delle braccia presto e di fare questi esercizi domani mattina. Allora, sappi che ti aspetta una mattinata, quella di domani, molto molto più serena. Quella di ieri era veramente scioccante. Io oggi ho ancora dolore da tutte le parti. Questa attività mi aiuta a recuperare. Una cosa molto interessante che volevo dirvi di questa cosa che ho fatto, dell'ultimo esercizio che vi ho proposto, è un esercizio che magari non tutti riescono a fare, ci si arriva col tempo a farlo. Se riusciamo a stare seduti senza alcun problema alle articolazioni, molto probabilmente le abbiamo in ottima condizione. Ora, se senti dei fastidi alle ginocchia o altro, ci vuole allenamento. È solo con l'allenamento che si riesce ad arrivare a uno stato di forma psicofisica eccezionale. Saremmo potuti stare qua fino a mezzogiorno. Ci sono una quantità di esercizi posturali e che vi permettono di stare anche meglio, vi sentirete più dritte durante la giornata. Ovviamente, chiaramente in poco tempo non possiamo farle tutti, però abbiamo toccato, diciamo, i punti fondamentali. Se ti è piaciuta la lezione di oggi e quindi la giornata di oggi, lascia un like e soprattutto condividi sulla tua bacheca, anzi fammelo sapere, scrivimi nei commenti come è andata oggi, come ti sei sentita dopo l'esercizio e soprattutto magari oggi pomeriggio commenta e dimmi: guarda, oggi sono stata meglio, mi sono sentita più leggera, mi sono sentita più sciolta, eccetera eccetera. La prima respirazione che abbiamo fatto era la famosa respirazione diaframmatica. Ci potremmo fermare anche un po' di più su quella respirazione, oggi però vi ho voluto dare un input per cercare di iniziare a capire come andare a fare quel famoso sblocco, eh? Non è che si blocca il diaframma, però diciamo rimane più contratto. In questo modo riusciamo a dargli l'elasticità di prima. Io vi ringrazio dell'attenzione. Vi dico che adesso mi andrò a fare la mia classica doccia fredda, che è sempre successiva. Oggi farò la doccia fredda e non il bagno, come vi ho fatto vedere l'altro giorno, che ho qua una piscina dove posso farmi un bagno gelato, perché l'acqua del si è scaldata purtroppo. E quindi seguirò le attività verdi. Sì, Patrizia, le attività verdi sono chiaramente per tutti, sono attività che puoi fare. Le attività rosse, come quella di domani mattina, ovvero l'HIIT, che farò io, è un'attività un po' più strong, dove sicuramente ci vuole una condizione io l'ho messa rossa, l'HIIT, voglio dire, la possono fare tutti, però ci vuole una determinata condizione fisica per riuscire a supportare uno sforzo che sarà veramente strong. La puoi fare comunque anche se rossa, la fai alla tua di andatura. Sì, Cristina, è molto bella questo tipo di respirazione. Ciao Alessandra, grazie anche a te di avermi seguito. Vi stavo dicendo che non farò il bagno, ma farò la doccia, perché il bagno purtroppo si è scaldato. Quindi la piscina è troppo calda, ci vuole una temperatura di almeno 10-15 gradi per ottenere gli effetti benefici del freddo. Vi ho scritto, oggi è anche rilassante. Certo, Carla, dopo la giornata di ieri dove ci siamo veramente spaccati a metà, ciao Manuela. E veramente oggi è stata molto molto più soffice, ma soprattutto vi sentirete meglio, tutte le articolazioni durante la giornata vi diranno grazie. Condividete il video, lasciate un like e fatemi sapere oggi pomeriggio come è andata la giornata. Ci vediamo domani mattina con l'attività rossa con l'HIIT. Ricordati di essere felice sempre. Buona giornata a tutti voi.